È un fallimento totale quello del governo regionale Marsiglio. Siamo quindicesimi, diciassettesimi e diciottesimi sui fondi strutturali. Non abbiamo speso 420 milioni di euro e quel poco che abbiamo speso lo abbiamo speso male, ovvero senza dei progetti, ma semplicemente utilizzando una serie di progetti intermediati. Da un lato la cassa integrazione in deroga ha drenato sull'FSE e dall'altro lato abbiamo speso tramite il microcredito centrale. Questo significa che appena 70 progetti l'anno in Abruzzo sono stati davvero istruiti e sull'agricoltura non va meglio. Mancano l'appello 259 milioni di euro. Abbiamo speso poco e male, siamo maglia nera, tenuto conto che le grandi regioni del centro-sud hanno una mole di risorse molto più elevata e pertanto spendere poco e male con meno risorse è un ulteriore campanello di allarme. Sulle risorse idriche non possiamo non commentare le imprudenti dichiarazioni di Imprudente. Di 470 milioni di euro annunciati, di cui gran parte provenienti dalla precedente programmazione di centrosinistra, la domanda è: quanti sono stati messi a terra? Quanti sono stati utilizzati? Zero, come zero è il voto che noi diamo al governo regionale Marsiglio sul tema dei fondi strutturali e sulle risorse idriche, tagliate da un lato e che non sono arrivate a bersaglio dall'altro.